Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, bentrovati in questo nuovo video. Ci tenevo a portarvi questo contenuto innanzitutto per farvi sapere che sono ancora vivo, non sono del tutto sparito, non mi hanno rapito gli alieni, state sereni. Semplicemente per i più informati sto preparando un esame all'università, dopodiché torneremo operativi per il lancio della demo, per l'inizio di FIFA 21, con valanghe e valanghe di contenuti, quindi non temete. Però ci tenevo oggi a far uscire questo video perché ieri, come sapete, c'è stato il reveal della top 100 dei giocatori con la valutazione più alta di FIFA 21 e assieme a questo annuncio non sono mancate le polemiche. Polemiche che se da un lato per me ci possono anche stare, dall'altro secondo me c'è bisogno di aprire un po' la mente e cercare di ragionare in termini un po' più ampi e quindi cercherò di condividere questo mio pensiero con voi per fugare un po' queste discussioni che ci sono state e che secondo me riposano su una scelta invece molto chiara e definita da parte di EA Sports. Quindi, senza perderci ulteriormente in chiacchiere, con un agile cambio di scena, che pulizia, ci passiamo sulla schermata di FootBin, dove appunto ho preparato una serie di, chiamiamole, slide. E la prima appunto ci permette proprio di andare ad analizzare quella che è la top 100 nel suo dettaglio. La prima cosa che fa rumore è la presenza di Messi nuovamente al primo posto, seguito da Cristiano Ronaldo al secondo. A fare ancora più rumore però è l'85 di velocità che ha proprio Lionel Messi, che è addirittura accompagnato da un 80 di velocità scatto. Quindi diciamo una cosa che un po' puzza e che tratteremo diciamo nella seconda parte del video, perché quello poi è il nocciolo della questione di cui volevo andare a parlare. Quindi scendendo un po', insomma, facendoci una panoramica molto 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 veloce senza perderci in eccessive chiacchiere, vediamo De Bruyne, Lewandowski, Neymar che riceve un downgrade, Oblak che sta sempre lì come portiere più forte del gioco, almeno sulla carta, senza un apparente motivo, almeno a mio modesto avviso. Abbiamo poi Virgil, Salah, Mané, Allison, ovviamente tanto Liverpool in questa top 100. Il buon Mbappé che si rivela secondo me carta devastante in vista del 21. Abbiamo poi Ramos, Neuer, il buon Karim Benzema, Sterling, insomma facce note. Addirittura, diciamo, nella prima pagina abbiamo anche ben 4 giocatori appartenenti al campionato italiano. Abbiamo Dybala, Handanovic, Koulibaly e Ciro Immobile, quindi tanta roba. Innanzitutto una questione che volevo chiarire è proprio quella relativa ai rating veri e propri, perché nell'andare a definire l'attributo di una carta EA Sports valuta diversi fattori. Tra questi fattori c'è l'international awareness che ha un calciatore. Di conseguenza, se anche magari a parità di bravura un giocatore, vi faccio un esempio, che può essere un Gosens, per esempio, ha fatto una stagione della Madonna all'Atalanta, meritava tanto. Magari ha fatto una stagione anche migliore di Ferland Mendy del Real Madrid, ok? Però Ferland Mendy è una carta che innanzitutto è tanto utilizzata su FIFA. In seconda battuta, Mendy è un giocatore del Real Madrid e questo gli fornisce un'altissima international awareness e quindi un overall più alto in relazione a Castagni, anche se magari a Gosens, scusatemi, anche se magari la stagione di Mendy è stata al di sotto di quella di Gosens. Quindi non vi scandalizzate quando vedete oh no, Teo è 80 e quell'altro è 82, com'è possibile? Però dovete calcolare che Teo per la sua stagione ha ricevuto un più 4, quindi comunque chi doveva ricevere, diciamo, dei potenziamenti in seguito a buone stagioni li ha ricevuti. Poi dovete calcolare che per il resto si vanno a intricare tutta una serie di fattori che non dipendono neanche troppo da EA Sports. Quindi questa prima questione che in qualche modo va a dare una risposta alle prime polemiche che si erano create. Un'altra polemica che ovviamente si è creata è proprio quella relativa a cavolo, Messi più forte di Ronaldo. E anche qui
ci può stare, non ci può stare, però abbiamo visto che da quando la Juve è diventata Piemonte Calcio su FIFA perdendo la licenza, diciamo che questo è un po' un dispetto secondo me da parte di eSports nei confronti della Juve, che ha deciso di siglare un accordo col titolo di Konami ovviamente, e quindi Messi rimane il giocatore numero uno rated nel gioco anche quest'anno, anche se secondo me a parità di impatto Ronaldo quest'anno è ben più di una spanna sopra a Messi, almeno per quello che è emerso dalla beta. Andiamo poi a trattare quello che secondo me è il nocciolo del video vero e proprio, ossia il downgrade devastante che hanno ricevuto un sacco di carte in termini di velocità. Io ho preparato degli esempi, che sono probabilmente anche quelli un po' più emblematici. Innanzitutto abbiamo il caso di Gnabry, che sì, riceve un più 1 in overall, ma vedete, ha 82 di velocità. Andiamo a vedere su FIFA 20, aveva 84 di rating, ma aveva 90 di velocità. Dite voi che cosa può essere successo. A Gnabry è caduta una gamba? A Gnabry sono cadute le dita dei piedi? No. La risposta è no. Però prima di andarla ad argomentare, voglio andarvi a fare un altro esempio, ancora più emblematico, che è quello di Sancho, che riceve addirittura un più 3. Ma la velocità scende a 83 rispetto all'88 dell'anno scorso su una carta di rating 84. Anche qui la domanda qual è? Sancho ha perso i piedi? Sancho è ingrassato di 20 kg, anche qui ovviamente la risposta è no. Per chi ha provato il gioco, o insomma per chi ha avuto la possibilità di vedere i video che sono stati caricati sul web da i vari influencer, game changer eccetera, avrete sicuramente notato come il gioco sia molto 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 veloce. Avete visto come i filtranti in particolar modo siano devastanti, avete visto come i difensori facciano grande fatica a stare dietro agli attaccanti una volta che li hanno lasciati andare. Di conseguenza, arriviamo alla risposta di cui vi parlavo a inizio video, questi downgrade in velocità non sono un impazzimento da parte di EA che ha deciso di far diventare delle lumache giocatori che poi effettivamente nella realtà piottano in maniera incredibile, ma EA a mio avviso ha voluto rendere più elitaria la condizione di estrema velocità abbinata a giocatori che comunque fossero anche in grado di poter concludere, dribblare eccetera. E questo avrà secondo me un grandissimo impatto anche sul mercato, in maniera tale che giocatori come Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé, soprattutto questi tre, avranno dei costi, soprattutto all'inizio, esorbitanti, perché saranno secondo me tre giocatori non in meta di più, cioè soprattutto a livello competitivo ce li ritroveremo contro, ma penso valanghe e valanghe di volte. Quindi il fatto che tante carte, ma lo stesso Messi, cioè, ha perso tantissimo, tantissimo in velocità, io credo che sia dovuto a questo. Poi non sappiamo il gioco effettivamente alla sua release in che stato sarà. Sappiamo bene che le prime patch vanno poi a cambiare effettivamente il gameplay. Però, almeno per quello che sarà il gioco che andremo a giocare all'uscita, io credo che per evitare di ritrovarci una serie di giocatori veramente infiniti che potessero correre e spaccare le partite, EA abbia appunto optato per questa scelta. Perché poi è vero, sono rimaste alcune carte con velocità elevata e comunque con overall anche un po' più basso, sicuramente comunque all'inizio avranno prezzi alti e magari poi andranno a scendere più in avanti, come lo stesso Comando, visto che comunque ha un'altissima velocità, ancora Gomez a 90 di velocità, quindi queste carte qui hanno mantenuto un'alta velocità. Però il fascio dei giocatori così con 90 e più di velocità è stato ridotto notevolmente secondo me a causa proprio di una scelta strategica da parte di EA. E nulla, per questo video raga, fondamentalmente è tutto. Abbiamo fatto un rapido check proprio della top 100. Vi ho esposto questa mia teoria, che poi non è manco una teoria, è semplicemente una riflessione.
E stavolta più che mai mi farebbe veramente piacere sentire i vostri pareri nei commenti, quindi non esitate a lasciare, raga, stavolta un bel commento. Se il video vi è piaciuto lasciate pure un like, che non fa mai male. E magari i commenti un po' più articolati avranno pure la mia risposta. E nulla, io vi saluto, vi ringrazio per la visione, se siete arrivati fino in fondo e vi do appuntamento prossimamente. Sul canale Twitch con le live e qui poi su YouTube per tutti i contenuti che arriveranno. Ragazzi, un salutone. Peace.